Bella a tutti ragazzi, siamo Bella. Your Minders come sempre, as always. E oggi signori è una... Bella! Siamo di nuovo tutti e quattro finalmente dopo... Sto rispugato. We did it, boy! Dopo tre mesi. Sono felice! Oggi ragazzi festeggeremo il nostro anno su YouTube. Un ritardo. Speciale. Lo faremo con la Cooking Challenge. E quindi ragazzi, chi realizzerà la torta più buona in onore dell'anno su YouTube vincerà Morbi. Vincerà e quindi se mangerà la torta, mentre quella più cattiva fuori dalla finestra. Fa una piega. Andiamo alla challenge. Ci vediamo alla challenge, boy. Ok ragazzi, eccoci alla preparazione finalmente. Qui adesso elencheremo gli ingredienti e iniziamo. Esatto, ha senso. Quindi, prima di tutto, andiamo con latte, 100 ml, 100 g di burro, 1 e 2, altri 50 e 50. Poi qui abbiamo farina 200 g e zucchero 100 g. No, la farina no. Cioccolato, tra cui cioccolato speciale comprato direttamente ai Caraibi, mostralo per favore. Guardate che bello, nostri amici. Questo è un blocco di cacao, proprio 100% cacao. Comunque sta a nutrire sul piatto. No, il sapore particolare. Comunque ragazzi, questo è la nostra preparazione, stiamo sciogliendo il cioccolato e tutti gli altri ingredienti. Il nostro impasto. Voi non sentite, però c'è un profumo pazzesco, molto buono. Non lo sento nemmeno io perché sono raffreddato. E questo invece è il nostro cuoco. Anzi, non sono pasticcere. Come state? Bene. E questo è Dig, l'altro pasticcere, che al momento non sta facendo un cazzo, sta inquadrando. Vabbè, ti faccio fare la parte più difficile dopo. Mischiare quando c'è la farina, che diventa tutto quanto duro, molto duro. Che bello, mi piacciono le cose dure. Ok ragazzi, adesso che il nostro impasto si sta... È praticamente pronto, si è tutto sciolto. Adesso lo lasceremo riposare e rinfrescare. Rinfrescare non si dice assolutamente, però mi piace come parola. Lo lasceremo raffreddare per alcuni minuti. Poi aggiungeremo la farina. Lievito. E il cacao, quello prepotente, questo qui, perché è molto buono. Ok ragazzi, adesso abbiamo preparato quest'altra postazione. Adesso romperemo le uova, le sbatteremo. Poi uova, farina e cacao grattugiato. Ora procediamo con le uova. Ah, caro. Queste sono due uova. E dopo ne seguiranno altre due. Ovvio. E anche la farina è andata. Ora metteremo di nuovo le due uova, un pochino di lievito. E basta. Basta. I fagioli magari. Lievito. Hashtag Brexit. Adesso metteremo una spolverata di quel famoso cioccolato molto potente, molto buono. Io non so nemmeno quanto è potente, quindi ora potremmo anche morire dopo quando passeggiamo. Vabbè, passo. Ora andiamo adesso a fare questa cosa. Travasare nella teglia precedentemente imburrata. E naturalmente questa è la buona, così va dappertutto, si mettono le mani, tanto uno un po' se le lava tipo 10.000 volte al giorno. Al minuto! Ok, adesso questo è il contatto. E ci apprestiamo ad infornare la torta. Andiamo a statico 180 per circa 45 minuti. Ragazzi, la nostra torta l'abbiamo infornata, quindi ora aspettiamo semplicemente questi 45 minuti circa. E poi la mangeremo. Ora lo spazio a quell'altri due, insomma a quegli altri due. Vediamo che fanno, noi non sappiamo nulla, quindi vediamo che fanno. Non si sa. Se becchiamo dopo speriamo bene. Bella. Questo è il nostro turno. Sì. Faremo una torta degna di nota. Perché per questo anno sul tubo la torta vincente deve essere la nostra. Assolutamente. Cioè, ma che torta facciamo? Ce l'hai un libro? Sì, ce l'ho un libro. Un ricettario. L'ho visto qui sopra. Eccolo qua, il grande libro del dessert. È lui? È lui, raga, il grande libro del dessert. Da qua prenderemo la nostra ispirazione per la torta di oggi. Let's go. Vai. L'ho vista. Torta al limone. Ci servono due uova, 100 g di farina, zucchero QB,
Poi, che altro c'è? Abbiamo tutto qua. Abbiamo tutto. Torta al limone. Torta al limone. Torta al limone. Torta al limone. E un po' del lievito, ovviamente. No, quello, vabbè. Quello ci pensiamo dopo. Quello ci pensiamo dopo. Allora. Siamo. Ma quindi andiamo a cappella? Andiamo a braccio, andiamo a braccio. Allora, io metterei prima le uova. No, prima i tre ingredients, sì. Sempre prima gli ingredienti. Ok, alla farina, quindi. Un po' di farina, 100 grammi di farina. Un po'. A braccio. Un po'. Un po'. Quanto è per te un po'? Per me un po' sono tipo un... una 5-6 cucchiaiate. 5-6 cucchiai, quindi 1, 2, 3. Ma metticela un momento, faccio un cazzo. Però tocca metterla bene un po'. Mischia la farina, vedi come la frusta, sì, capisci niente, oh. La prendo con la mano, zio. Con la mano, con la mano, con la mano. Oh. Per controbilanciare il sapore del zucchero, non zucchero. Perché io vedo che molte tipo i biscotti, non vado a. Ci mettiamo pure il sale. A posto. Ci sta. Quanto? Un pizzico, quanto. Ah bravo, questo comunque è questo regà da maestri, cioè. Vai. Comunque gli fa vedere comunque cioè, questo, questo lavoro di mano. La presenza gli fa sentire questo lavoro di mano. Ah, ma stiamo scordando una cosa, sì, il latte, oh. Serve tipo una sorta di misurino per il latte. Potremmo usare la tazza della farina. La tazza della farina. La tazza della farina. Senti. È buono almeno, scusa. Secondo me è troppo leggero. È troppo leggero, quindi secondo me è una marota. Aspetta, piano. Aspetta, bravo. Aspetta, vai. Vai. Più in alto, bartendering. Passa, oh, passa così. Buttamola a turca, è poco. Ah, si è cascata la frusta, aspetta. A posto. Arota proprio pure questa. Abbracciata. No, frate, ma stanno a fare tutto bene, butti la frusta dentro il piatto. Sciogo, scusa. Ma dai, però. Ma non l'ho fatta a bozza. Ci stai? Io ci sto. Andiamo, eh. Ok. Ma? No, la goccia no. Non ci mette la goccia. Un po'. Aveva un po' che gli dà quel senso di croccantezza. Questo faccio io. Dai, che non si rompe, buttalo dentro. Oh, e mo sì. Cazzo. Che se siamo scordati, ci hanno finito il lievito. Ma questo è il lievito comunque. Sì, ma se non c'è, come si lievita la torta al fuoco? Ah, è il lievito! Ma quello è il lievito, ci metti il lievito! È il lievito, butta dentro. Senti, ma questa cavanza. Ma butta. No. Ah, questa lasciamo i piccioni. Questa non c'è. Tocca mettere al forno. Ma frate, manca il limone. La torta al limone senza limone. Ah, volevo lo mettere al forno, vediamo come viene. Tanto al forno migliora tutto, Il forno, io vedo che tutti quelli che fanno i piatti mettono la cosa al forno, gli esce una cosa tutta già decorata dalla glassa. Allora, perché? Ecco. Adesso noi mettiamo la torta al forno e aspettiamo giusto quanto ci vuole. Torta al limone, penso 25-30 minuti più o meno. E poi vediamo come viene. Sì, sicuramente il forno migliora. Secondo me sì. Ah, vediamo un po'. No, c'è qualcosa che non va, cazzo. Paolo, te mi avevi detto che il forno migliorava tutto. Io ero sicuro. Ma abbiamo mischiato bene tutto. Cioè l'impasto a me pare comunque omogeneo. Ma no, è come prima, come quando l'abbiamo messa, guarda. Ma come cazzo famo, come cazzo. Cioè, ti ho detto, la dovevamo vincere sta sfida. La dovevamo vincere, ma come fa? Te posso dire una cosa? Io lo sapevo, le. Chi sa? Me l'ho preparato tutto, le. Cosa? Ero sicuro che sarebbe successo. Che ne sapevi che non ci stava il lievito, tutte queste cose? Siamo forti a fare torte, ma una volta che cambia. Torta limone, lei. Torta limone. Io vabbè, ma non si può. No, aspetta. Ma pare che se ne accorgono? Ma non si. Oh, shit. Guarda che bella che è. Sì. È fatta. Siamo sempre in casa. Questa siamo sempre in casa. Hanno affagliato. Ragazzi. Guarda che torta. E non è la torta più pretty del mondo. Forse vediamo la challenge. Bella. Ciao. Non c'è tolto la carta.
vabbè, se inventiamo qualcosa. Se inventiamo qualcosa. Tanto. Se inventiamo qualcosa. Regà, abbiamo fatto una confezioncina per l'occasione. Carina. Carina. Pensavo pure. Ci abbiamo messo un sacco di tempo pure. Eccola qua. Però è buona, eh? Cioè, penso. Ma che cazzo è qua roba? Dai, ma c'ho pure la plastica, ma questa era confezioncina carina, che abbiamo fatto la mercato. Ma state qua roba. Oggi qua. Dai, andate a pesare qua la cosa. Andate via. Ah, raga, levate sta roba. Dai, levate. Via. Muovite. Per favore, raga. Non c'ho parole. Sei scandaloso, pa. Ok ragazzi, questo video speciale finisce qui. Appunto, Google, questo è il risultato. Ovviamente è speriamo che vi sia piaciuto, ragazzi. Speriamo che sia buona questa torta. Secondo me era meglio quella limone, però. Pure secondo me, però. Insomma, ragazzi, comprata al supermercato. Io direi che prima di mangiare questa torta, ringraziamo innanzitutto. Giusto. Ringraziamo tutti i nostri. L'altro l'abbiamo fatto noi, tanto loro. Sì, ringraziamo per questo anno che ci avete dato. Ci avete donato. Ci avete donato dei giorni di vita, quindi non moriremo mai. Se il video vi è piaciuto vi invito a mettere un mi piace, iscrivetevi, commentate, andate a vedere i vecchi video. Naturalmente like e subscribe. Mamma mia raga, e per un altro speciale così noi se beccamo All'anno prossimo. Raga, quindi da questo anno sul tubo è tutto. Sì, con un po' di ritardo, quindi al tempo non è allora, se beccamo il prossimo video, spero vi sia piaciuto. Tagliamo il resto, è tutto. Bella. Bella.